Amici dei Musei del Cibo, buongiorno. Oggi, per la serie Un oggetto e una storia, ci recheremo al Museo del Salame di Felino a scoprire che cos'è il trogolo lì conservato. L'oggetto, di ambito parmense, è realizzato nel legno e risale al 1920 circa. Che cos'è dunque il trogolo? È né più né meno che un tronco d'albero scavato a forma di vasca rettangolare, al cui interno si versava la broda del maiale, l'alimento semiliquido costituito principalmente da crusca, tuberi, vegetali e cereali bolliti. Chiamato anche albio, in dialetto l'elbi, dal latino alveum, tinozza, è un oggetto di tipologia molto antica, costituito per lo più da un tronco d'albero incavato oppure anche di pietra o in muratura, che secondo le dimensioni era usato in campagna per compiere operazioni diverse, mangiatoia per i maiali, come si è detto, ma anche vasca per la loro pelatura dopo l'abbattimento, contenitore per la salatura delle mezzene. Proprio nel Museo del Salame di Felino si è esposta un'allegoria del mese di dicembre che raffigura la pelatura del porco immerso in un'analoga conca di acqua bollente. Questa immagine è la copia di una miniatura attribuita ad Andrea De Bartoli, conservata all'interno di un manoscritto nella Biblioteca Comunale di Forlì, l'Officium Beate Mariae Virginis, risalente al 1300.